Per informazioni e prenotazioni al nuovo webinar di Alessandra Pizzi, Numeri e Destino, di domenica 13 giugno, seguire i link che si trovano sotto al video nell'info box oppure scrivere a cavuresoterica@yahoo.it. Ti sei mai chiesta, ad esempio, perché ci sono dei numeri che continui a incontrare nella tua vita? Perché cambi casa ma il civico è sempre lo stesso? Perché, non so, io ricordo ad esempio che cambiavo scuola, cambiavo sezione, ma il numero nel registro era sempre lo stesso. E perché ci sono numeri che ci svegliamo all'improvviso o continuamente nelle targhe, nel telefono, negli orari, continuiamo a vedere. Sì, è proprio così, è una chiave che l'universo utilizza per comunicare con te in quel momento, per richiamare la tua attenzione verso la tematica che quel numero porta, perché ogni numero ha una qualità precisa di cui è portatore. Naturalmente, quali vediamo in questa tabella pitagorica riferiti alle unità da 1 a 9, ma qualunque numero, qualunque cifra, indipendentemente da quanti numeri la costituiscano, per la numerologia, può essere riportata a un'unità, come con la riduzione teosofica, che è sommare ogni singolo numero ottenendo l'unità finale. Lo abbiamo visto con la data nell'ultimo video, sul 2021, su maggio del 2021, 2 più 0 più 2 più 1 ci porta a 5. Pertanto, per definizione matematica, i numeri sono infiniti. Significa che con quei 10 simboli, che sono i numeri da 1 a 9, le unità più lo 0, noi possiamo creare infinite combinazioni numeriche. E allora perché qui abbiamo la corrispondenza tra le lettere e i numeri? Perché esiste un principio chiamato gematria che ci permette di tradurre le lettere che compongono il nostro nome e il nostro cognome in numeri e di sommarli tra loro in un certo modo che la numerologia ci insegna per andare a trovare quali archetipi, quali grandi simboli universali, perché è così che vedremo i numeri, non come quantità ma come qualità, non delle semplici cifre che ci servono nella vita di tutti i giorni, ma come principi cosmici, creativi, che sono portatori di precise qualità energetiche. Lo stesso glifo che lo rappresenta ci dice quali sono le caratteristiche. Quindi questo 1, tutto d'un pezzo, a testa bassa, con la corrispondenza al colore rosso, va e si butta. Ha una grande energia per esempio, associata al colore rosso, quindi ha proprio il suo senso di essere il precursore, il pioniere, la prepista, deve portare questa energia. È importante che comprendiamo se questo archetipo è tanto presente o nella nostra data di nascita o nel nome e nel cognome. Ecco, è importante essere in buona relazione naturalmente con l'energia che lui rappresenta. E se stiamo nel glifo, come vediamo qua, naturalmente cambia la simbologia che si presenta nel 2. Il 2 sembra quasi inginocchiato, con questa testa un po' ricurva. E con la numerologia, che significa proprio discorso sui numeri, noi possiamo vedere che portano in sé anche un'evoluzione, non soltanto un significato preciso, ma anche l'evoluzione, cioè l'uno parte, grande energia, ma deve poi incontrare l'altro, specchiarsi. Ecco che nasce il 2, perché si deve confrontare con la polarità, con la relazione con l'altro, per evolvere dove? Nel 3. E se lo andiamo a vedere, sono 3 punti e 2 ponti che si uniscono. E questo 3 parla della nostra pancia, del cuore e della nostra mente, uniti. Se passiamo al 4, abbiamo una croce. C'è un attraversamento, un incontro con la materia e le sue leggi ed è il tempo del radicamento, del portare ordine,
riconoscere che tutto ha una sintassi e un ritmo. Quindi in questa fase del 4, in cui c'è la concretezza e anche poiché ciascuno ci dona e ci chiede di sperimentare, ci mette anche alla prova, quindi con questo 4 possiamo anche sentirci prigionieri della materia e delle sue leggi, ma utilizzando quell'energia nella versione costruttiva del radicamento della concretezza, possiamo evolvere verso il 5 in sicurezza, perché nel 4 noi avremo imparato la responsabilità, la disciplina. E allora potremo viverci il 5 in sicurezza perché il 5 ha questa grande pancia. Quindi è l'incontro coi sensi, è la libertà, è la sperimentazione. Ma se non ho fatto un buon lavoro ogni volta con l'archetipo precedente, rischio di non apprendere la lezione che invece il numero successivo mi porta. Pertanto, sperimentata con questo 5, la libertà e la sperimentazione anche appunto con i sensi, mi muovo verso il 6, che con questa pancia tutta bella tonda mi ricorda la madre e quindi la dimensione del nutrimento, dell'accudimento, della creatività, perché c'è la procreazione e la creazione che noi possiamo manifestare nelle nostre opere. E allora vado avanti ancora e questo 7 mi parla di una grande mente e un poco radicamento, è inclinato. Quindi ha una predilezione per tutto ciò che è mentale, intellettuale, lo studio, l'analisi. E che cosa ci dice questa elevazione? Ci parla del ponte tra la terra e il cielo, dell'essere quell'antenna tra il cielo e la terra, in connessione, in ricezione e in radicamento. Nasce dal 3, numero dello spirito, che incontra il 4, il numero della materia. Quella compenetrazione tra spirito e materia porta al 7, che è un numero magico, un numero mistico, un numero che ritroviamo nelle sette note, nei sette colori, nei sette chakra e via. Mi fermo qua sul 7 perché veramente ci vorrebbe un libro solamente su questo numero. Quando ci spostiamo sull'8 e ritroviamo il segno dell'infinito, nel senso orizzontale, l'8 rappresenta la lemniscata, il simbolo dell'infinito. Se noi immaginiamo il nostro asse e di tracciare sul nostro corpo un 8, noi ritroviamo qua la sfera di terra e la sfera di cielo che si incontrano nel cuore. Il tema dell'8, che è un numero di grande potere e resurrezione, pensate, la fonte battesimale, per esempio, è ottagonale, a ciascun numero corrisponde anche un simbolo e una forma geometrica. L'ottagono è associato all'otto, è un numero di resurrezione, un numero di grande pienezza, che si incrocia sul cuore. Quindi spesso questo numero, che è un numero di grande potere associato al potere personale e all'espressione dei propri talenti, spesso deve fare un lavoro di ritrovare la propria pancia, di stare in contatto con il proprio cuore. Quando ci spostiamo sul 9, quella pancia che avevamo visto nel 6, nell'associazione con il femminile, con la madre, con la parte creativa e procreativa, e quella grande pancia gravida è nella mente. Quindi il 9 spesso ha questo tema della mente molto forte, ma in sé contiene tutta quanta la memoria dei numeri che lo hanno preceduto.
Perché si arriva al 9 dopo aver attraversato dall'1 il 2 e poi il 3 e così via. E ogni archetipo contiene in sé la memoria dei numeri che lo hanno preceduto. Quando arrivo a 9 significa ho già attraversato tutte le singole esperienze che mi hanno portato a quella. Perché dopo il 9 ci sarà il 10, ma abbiamo parlato poco fa della riduzione teosofica, 1 più 0 torna 1. Certo, un 1 cresciuto di livello. Perché il 10 ha già attraversato tutte queste tappe. Quindi questo 9 si può manifestare con una grande teatralità, con una grande concentrazione su se stessi, ma ha un potenziale straordinariamente evoluto perché è quello più evoluto delle unità. E quindi muoverci verso l'amore universale, il senso della famiglia universale e della fratellanza, dell'incontro tra la connessione e l'interconnessione di ciascuno di noi. Quindi, da questa tabella pitagorica è possibile ricavare l'energia di ogni nome. Nel prossimo video vi faccio un esempio di come si può fare. Entriamo anche nel rappresentare i numeri speciali, perché incontreremo anche quello, oltre i numeri da 1 a 9, come abbiamo sintetizzato adesso, esistono dei numeri chiamati numeri speciali, che sono i numeri doppi e altri che poi nel prossimo video vedremo meglio. E poi chi intende approfondire, chi è interessato ad approfondire questo tema, ecco, io vi invito a passare una giornata intera insieme, perché assieme ad Elisa stiamo pensando proprio di creare una giornata, un webinar dedicato ai numeri e al destino che dai numeri si può incontrare, riconoscere e realizzare. Grazie. Per informazioni e prenotazioni al nuovo webinar di Alessandra Pizzi, Numeri e Destino, di domenica 13 giugno, seguire i link che si trovano sotto al video nell'info box oppure scrivere a cavuresoterica@yahoo.it.